La relazione semestrale della DIA, la direzione antimafia, al Parlamento italiano fa preoccupare non poco relativamente alla regione Abruzzo, considerata dai clan di mafia 'ndrangheta un'isola felice da spartirsi. Così, insomma, è vista la regione dalle organizzazioni malavitose che cercano spesso di infiltrarsi nel territorio e nel suo tessuto economico e sociale. Il terremoto dell'Aquila in particolare fa molto gola, ma finora le forze dell'ordine sono state brave e sono riuscite sempre ad arginare tutte le infiltrazioni. Secondo la relazione presentata nei giorni scorsi, infatti, ci sarebbe un vero e proprio accordo tra mafia e 'ndrangheta per spartirsi l'Abruzzo. Spaccio di droga, tentativi di entrare nella ricostruzione. Già da tempo la DIA aveva posto l'attenzione sull'Abruzzo, una regione pura da questo punto di vista, ma appetibile e soprattutto ben collegata per le organizzazioni criminali. Dopo l'arresto di Cozzolino, infatti, che come è noto aveva costruito la propria base logistica in un piccolo paesino nel sud dell'Abruzzo, le indagini e le operazioni seguite, tra cui c'è quella molto famosa, l'Isola Felice, hanno fatto emergere inquietanti tentativi da parte delle organizzazioni criminali di dividersi la regione Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti che si diffonde sempre di più. In particolare, secondo la DIA, sarebbe la cosca di Ferrazzo, riemersa con forza proprio dall'arresto di Cozzolino, e il clan marchese di Messina ad aver avuto interessi a gestire pacificamente gli affari in Abruzzo, così si legge. Il sospetto però è che le organizzazioni criminali volessero infiltrarsi per occupare spazi anche nell'ambito della ricostruzione post-terremoto. L'attenzione della direzione antimafia dunque rimane molto alta sulla regione.